Il System Reference Document, o SRD, è una sorta di bignami di Dungeons & Dragons quinta edizione, contenente solo l'essenziale del sistema di gioco e rilasciato dalla Wizards per chi intende creare mondi e avventure originali. Comincia da qui il viaggio attraverso gli incantesimi di Dungeons & Dragons. Gli incantesimi pubblicati nell'SRD sono infatti allo stesso tempo il minimo sindacale per far funzionare il gioco e i modelli che gli sviluppatori offrono come punto di riferimento per svilupparne di nuovi. Porta dimensionale è una magia di teletrasporto di livello 4, disponibile a Bardo, Stregone, Warlock e Mago. Storicamente il piccolo teletrasporto, la magia di teletrasporto di livello basso, sostituita per questo aspetto in quinta edizione da passo velato. Porta dimensionale si lancia in un'azione, a componente solo vocale come da tradizione per i teletrasporti, che permettono così di essere lanciati anche per liberarsi da corde, catene o altri vincoli. Si può scegliere un posto entro 1,5 km, può essere un posto visibile, ad esempio se è relativamente vicino o lo stiamo guardando dall'alto, ma anche che semplicemente ricordiamo e possiamo visualizzare. Ma possiamo anche navigare, per così dire, a vista, esprimendo distanza e direzione. Possiamo portarci una ragionevole quantità di oggetti e c'è posto anche per un amico. Se dovessimo sbagliare mira o trovare occupato, ci prenderemmo 4 di 6 danni da forza e rimarremmo esattamente dove siamo, cosa piuttosto fastidiosa. Se il passo velato è probabilmente una magia più comoda e alla mano, che può soprattutto tornare utile in combattimento e per superare piccoli ostacoli in un dungeon, porta dimensionale assume un'importanza diversa sulla scala della sua distanza massima, 1,5 km, che è generalmente la dimensione di un esagono in una mappa da esplorazione. Questo vuol dire poter raggiungere istantaneamente un luogo qualsiasi nell'esagono, quindi le sue funzioni sono evitare pericoli o ostacoli, spostarsi con discrezione e risparmiare un sacco di tempo. Abbiamo visto con un video recente quanto il tempo sia una risorsa in questo gioco. Sceglierei questa magia per un bardo, uno stregone e un warlock? Secondo me una magia di teletrasporto può far comodo su qualsiasi personaggio. Giunti a livello 7 e oltre, è quindi il momento di scegliere se prendere questa magia o ottenere il passo velato, che rimane probabilmente più utile per alcuni tipi di warlock o bardi, che magari sono anche combattenti ibridi, tipo il bardo del collegio del valore o delle spade, o il warlock col patrono della lama del sortilegio. Per un incantatore vero e proprio, porta dimensionale è sicuramente uno strumento più completo, che val bene la possibilità di poter lanciare un trucchetto nello stesso turno, specialmente se il tavolo, salendo di livello, come è auspicabile, aumenta gradualmente la dimensione anche in termini di tempi e distanze delle sfide che propone al gruppo. Diffida delle guide che ti offrono molti giudizi e poche informazioni. L'unico modo di vincere a D&D è capire come ogni sua componente può contribuire al tuo divertimento. E ricorda che l'uomo, in fondo, non è altro che una scimmia che gioca.